Il nostro pianeta sicuramente è più piccolo di tanti altri, ma il vantaggio è che c'è una vita molto attiva. Non esistiamo solo noi esseri umani, ma anche le piante e gli animali ne fanno parte. Ultimamente poi stanno prendendo il controllo di varie zone abbastanza disabitate, a causa del problemino in corso, e quindi andiamo a conoscere un po' di specie molto molto strane. Magari ve le ritrovate sotto casa. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova classifica piena di scoperte e informazioni su tanti esseri che forse nemmeno immaginavate esistessero, e che quindi potessero camminare o nuotare o volare sulla terra insieme a noi. Se siete seduti o sdraiati, o una mezza via, quindi seduraiati, allora partiamo. Pesce luna. Il pesce luna è il più grande pesce osseo del mare. Osseo nel senso che se provate a mangiarlo vi rimarranno delle fastidiose scaglie in bocca, ma stavolta potrebbero essere scaglie più grosse anche della vostra faccia. Infatti gli esemplari più grandi possono raggiungere un'altezza di 4,2 metri e 3,2 metri di lunghezza e circa 2 tonnellate di peso. È caratterizzato da una forma allungata e davvero strana da vedere, quasi surreale, ma non lo è, esiste davvero e può superare i 100 anni di età. La sua pelle può raggiungere lo spessore di 15 cm e nonostante questa descrizione un po' inquietante è forse tra i pesci più gentili mai visti e non è minimamente un pericolo per l'essere umano. Come sempre siamo noi a essere un pericolo per tutto, ma questa è un'altra storia. Viene chiamato anche pesce sole perché quando spunta quest'ultimo tende a farsi un giretto in superficie e proprio in questi casi ama socializzare con i sommozzatori. Una cosa che mi ha sorpreso tanto è il fatto che possa deporre ben 1,5 milioni di uova. Cavolo, ma come fa a resistere? Beh, non sono un pesce e nemmeno un esperto di ste cose, quindi preferisco rimanere nel dubbio. La sua alimentazione, oltre ai soliti piccoli plankton, che ormai si ingurgitano tutti, comprende anche le meduse, nonostante il loro basso contenuto di energia. Calamaro vampiro. Il suo nome scientifico è Vampyroteutis infernalis. E adesso capite perché non li dico mai i nomi scientifici. Lasciando stare la mia pronuncia scadente, passiamo ai dettagli succosi su questo essere. Deve il suo nome ai grandi occhi blu e al fatto che i suoi tentacoli siano uniti a mo' di mantello vampiresco. Ehi, non sono io a deciderlo, quindi se pensate che non si adatti per niente questo appellativo, allora lamentatevi con i ricercatori. Lungo al massimo 30 cm in totale, di cui 15 cm per il corpo gelatinoso di colore variabile tra il rosso chiaro e il nero, è un animale abbastanza difficile da trovare e vedere perché abita a quasi 900 metri di profondità, cioè in una zona dove non c'è luce e quasi manca l'ossigeno. Sono pochi gli esseri che riescono a sopravvivere in quelle condizioni. Eppure questo è molto intelligente, può stare in vita e farsi i fatti suoi anche per 10 anni. Più di qualunque altro calamaro in giro, è in grado di generare luce propria grazie a un processo chiamato controilluminazione, con cui riesce a mimetizzarsi sul fondo e non farsi notare dai predatori più temibili. Al contrario di quello che può sembrare, secondo i ricercatori le poche specie ritrovate non hanno mai provato a far del male a un essere umano. In caso di seria minaccia emette una specie di nuvola di muco, bioluminescente, che disorienta gli aggressori per alcuni minuti. Il colore dei suoi occhi in realtà può variare dal rosso acceso all'azzurro intenso e scintillante a seconda della luce e le dimensioni delle orbite oculari, che sono poi le più grandi del regno animale, circa 2,5 cm. Comunque, il vero motivo per cui riesce a durare più degli altri cefalopodi coleoidi è che deposita le uova un po' per volta. I suoi parenti più in alto o più in basso tendono a morire dopo aver depositato tutte le uova che hanno in corpo, ma lui, in modo molto furbo, un giorno si è svegliato e ha pensato: ma perché cavolo dovrei morire per far nascere altri mini me in un colpo solo? Per questo motivo lo fa in vari momenti della vita, quindi ne butta fuori 1000 ma ne tiene altri 1000 di scorta, che poi butterà fuori più in là. Il capriolo d'acqua. Detto anche capriolo vampiro per via, beh, lo vedete bene, per via della sua dentatura. Questo è anche il motivo per cui molti cacciatori lo vogliono uccidere. Oltre a ciò, mettiamoci pure la debolezza contro i cambiamenti climatici più estremi ed ecco che abbiamo una specie vulnerabile in via di estinzione. Sfortunatamente è così. L'avete appena conosciuto e potreste perderlo senza averlo visto meglio. È un mammifero che appartiene alla famiglia dei cervidi, è lungo 100 cm, perché dire un metro è poco professionale, ed è alto 50 cm. La sua andatura è simile a quella dei conigli e trovarne uno vuol dire essere dei veri campioni, perché l'ultimo avvistamento c'è stato in Cina verso fine anno 2019, dopo molto tempo. Sembra comunque che con la fondazione di nuovi parchi dediti alla sua protezione stia aumentando di numero, forse in qualche anno tornerà a uno stato stabile e non più vulnerabile o in via di estinzione. In quel caso preparatevi a vedere tanti vampiri in Cina e in Corea, le loro tipiche zone dove possono saltellare in allegria. Clistopiga crassi caudata. Un giorno spero di sapere il motivo di questi nomi alquanto complessi.
Ditemi una cosa, avete paura delle api? Perché io ne ho tanta. Quando ero piccolo mi hanno punto ben due volte di seguito. Prima stavo passeggiando tranquillamente all'improvviso senza farlo apposta, ho urtato contro un loro alveare. Ma anche se mi ero scusato, hanno mandato un sicario a farmi gonfiare la guancia. La seconda volta stessa cosa. Comunque, lasciando stare la mia triste vita, eccovi una specie invece di vespa che potrebbe terrorizzare in futuro il genere umano. Beh no, magari sto esagerando un po' troppo. È stata scoperta dai ricercatori dell'unità di biodiversità dell'Università di Turku in Finlandia. L'hanno trovata mentre facevano la loro passeggiatina serale in Amazzonia. Sì, i ricercatori quando fanno le passeggiatine fanno un lavoro davvero tosto, eh. Guardare attentamente e trovare animali che a volte si possono rivelare davvero pericolosi. Quindi è molto diverso dalla nostra passeggiatina. Questo essere usa l'enorme pungiglione sia per deporre le uova che per iniettare il veleno, paralizzando le proprie vittime. Possiamo dire che è anche il pungiglione più grosso e lungo mai visto. La cosa più strana e forse disgustosa è che deposita le uova uccidendo i ragni, direttamente dentro di loro oppure nelle uova sempre di questi ultimi. Uovaception. Davvero inusuale a mio parere e alquanto vomitevole. In Amazzonia sembra stiano trovando tante ma tante specie nuove ancora da classificare e cui dare un nome. Questo pianeta nasconde ancora moltissimi segreti. Pangolino. Questo animale è citato davvero poco nei video. Io l'ho già fatto in uno precedente, vorrei proporlo di nuovo perché ritengo sia uno degli esseri più straordinari del mondo animale. E me ne sono innamorato dopo aver visto un anime su Prime Video chiamato Morsi Assassini. Comunque è un mammifero davvero carino, con una difesa quasi impenetrabile. Ha tipo delle scaglie e appena sente un pericolo si arrotola su se stesso. Vive per lo più di notte e il suo nutrimento principale sono le formiche. Al giorno potrebbe ingurgitarne ben 20.000. È l'unico animale al mondo ad avere questa armatura a scaglie, il che lo rende ancora più unico e molto timido, quindi difficilmente catturabile. Ma come sappiamo, l'essere umano trova sempre, sfortunatamente, una soluzione. I cacciatori lo stanno portando all'estinzione uccidendolo per la carne e le scaglie, che dovrebbero avere degli effetti curativi. Ma io dico, perché cavolo ogni animale particolare al mondo dovrebbe avere poteri così? Lasciateli in pace, poverini. Sono tra gli animali meno pericolosi al mondo. Non mordono, non usano gli artigli per difendersi. Anche se esiste una specie di pangolino che può raggiungere 2 metri di lunghezza, chiamato appunto pangolino gigante. E pausa quiz. Chi sa dirmi qual è lo squalo preistorico più grande mai esistito? Ovviamente ora estinto. Dai, lo so che lo sapete perché di video ce ne sono 1000 in giro su YouTube. Aspetto con ansia una vostra risposta sotto a un commento che metterò in primo piano con scritto quiz. E andiamo verso la fine di questa bella classifica di animali stranissimi. Fiocco di neve. Non parlerò adesso di una specie in particolare, ma di un gorilla nello specifico, completamente albino e bello come pochi, quindi bianco, a cui penso si siano ispirati per il film di Rampage, ma potrei anche sbagliarmi non essendo un fan del videogioco da cui è tratto. È stato un famosissimo abitante del giardino zoologico di Barcellona. Era così controllato e osservato perché fu l'unico esemplare mai esistito con questo problema. È stato catturato nel 1966 in modo alquanto brusco. Un contadino di nome Benito Magne aveva ucciso tutto un branco di gorilla, notando però che c'era un cucciolo tra di loro completamente bianco. Tenne il cucciolo per 4 giorni per poi venderlo a un ricercatore che lo aveva affidato a uno zoo a Barcellona. Si accoppiò con molti gorilla femmina, un vero Don Giovanni diciamo. Riuscì ad avere ben 22 cuccioli sani e forti, ma nessuno del suo stesso colore. Voleva proprio rimanere inimitabile. Era così famoso che apparì in un video musicale e gli fu dedicato un film nel 2011 chiamato Le avventure di Fiocco di Neve, liberamente ispirato alla sua storia. Ah, ma non finisce qua, perfino un asteroide ha il suo nome, scoperto nel 2003, è l'immancabile ovviamente romanzo ufficiale. Cavolo, a me non dedicherebbero nemmeno un post su Facebook. Awanema. Non so se si possa definire l'essere perfetto, ma abbiamo un animale che possiede 3 generi diversi, è sia maschio che femmina che ermafrodita, il che vuol dire che può riprodursi da solo, quindi si parla della parte ermafrodita, oppure farsi aiutare dagli altri. Insomma, un essere davvero perfetto? Non saprei, ma mi direte voi. Alcuni ricercatori del California Institute of Technology hanno analizzato approfonditamente un genere di verme nematode che vive nell'ambiente del lago Mono in California, con un corpo molto acquoso e pieno di arsenico. Può sopravvivere a una dose 500 volte superiore a quella che può sopportare un essere umano e può anche vivere praticamente in ogni genere di ambiente e ad ogni genere di condizione climatica, estremo o meno. Quindi non ha problemi di nessun tipo per prosperare, diversamente dagli altri vermi nel mondo che appena si spostano troppo dal loro ambiente abituale tendono ad avere difficoltà. Ad oggi ancora tante cose devono essere capite di questo coso. L'ho già detto che odio i vermi, vero?
Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. E mi raccomando, iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche per nuovi video ogni giorno. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.